Ciao a tutti ragazzi, qui è il Spartano 117, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nuovamente su Battlefield 4. Come penso anche molti di voi, la prima cosa fatta a raggiunto il livello 10 sia stata quella di andare a provare la nuova classe, per così dire, introdotta in questo titolo, ossia quella di Commander. E andremo infatti a parlare oggi di questa classe appunto, però da un punto di vista un pochino primitivo, in quanto ci sono arrivato, ci ho giocato 5 partite di botte e poi mi è passata incredibilmente la voglia, o perlomeno fino all'arrivo delle nuove console, ma ne parleremo lungo il video. Premetto inoltre che questo non sarà il video effettivo che farò di quella classe, perché avevo intenzione di fare già delle presentazioni più approfondite, dettagliate di tutte le classi un po', e questa io effettivamente la considero come tale, ma lo farò più avanti, quando arriverà la nuova console, quando i server saranno più pieni, più popolati a più persone, quindi quando potrò essere più preciso, insomma, col gioco che ci accompagnerà nei futuri mesi, anni, e non soltanto per 2 settimane nell'attesa. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vedere cosa serve per avere la stoffa giusta per fare il Commander. Partiamo proprio dalle origini, dall'inizio, perché chi non lo sapesse, che cos'è il Commander? In poche parole è proprio un modo di entrare in una partita, ossia non entrerete come soldati ma c'è proprio l'opzione entra come Commander, e grazie a questa funzione voi andrete a supportare, avrete il compito di supportare al vostro team, ma non il vostro team di 5 persone, bensì tutta la vostra squadra, e potete stare per tot tempo, per quanto volete, in particolare con gli occhi puntati su uno di essi, dei team intendo, dei sottoteam, dei squadroni, non so effettivamente che nome abbiano, ma questi sono dettagli. Purtroppo però non potrete interagire direttamente con essi, non potrete comunicare, non potreste dirgli di fare qualcosa, potrete soltanto provare a indirizzarli, a dargli consigli, consigli che purtroppo il 90% delle volte ignoreranno completamente, quindi sinceramente è un po' frustrante per il momento. Magari, dico io, con l'aumento delle persone sul server c'è la possibilità, statisticamente parlando, che ci siano meno coglioni che ti ignorano. Questo io l'ho pensato e onestamente sarei felice se così fosse, però troppo presto per dirlo. Questo di base è anche il motivo per cui non ho approfondito le conoscenze con questa classe, perché comunque vedere, o meglio, giocare con persone fondamentalmente ingrate non è proprio il massimo, anche perché tutta la partita tu stai semplicemente là a guardare la mappa dell'alto e dopo un po' ti rompi anche le palle, considerando che poi ci sono 12 avversari, non è, le mappe sono immense, perché diciamocelo, in conquista è utile come ruolo, ma nelle altre modalità lascia un po' a desiderare, perché hai anche funzionalità ristrette, quindi piuttosto che stare lì e lanciare WoW, ne faccio a meno. Comunque appunto in conquista le mappe sono immense, 12 contro 12, wow, fai fare una kill a un tizio, quanti punti riuscirai mai a fare? Cioè fondamentalmente il mio record è stato i 6.000 punti in una partita, che non sono proprio pochi, però sono stati molto noiosi, quindi preferisco aspettare anche per questo motivo. Oltre a questo, nei minuti precedenti ho accennato qualcosina riguardo al ruolo in sé, ma qualcuno si sta chiedendo magari cosa bisogna fare. Semplice, tutto ciò che dovrete fare è vedere la mappa dall'alto, poter interagire con per esempio i vari capi squadra, le bandiere, i WoW che avete lanciato, e per interagire intendo aprire un menu a tendina riguardo ad essi e poter usare determinate funzioni. Quelle di base che si hanno sempre comunque sono il WoW, il disturbatore AMP e il comando di andare o evacuare una zona, utile per chi ha voglia di ascoltare il commander e inutile per chi fa orecchie da mercante. Dicendo le funzionalità che si hanno sempre, lascio intendere che ce ne siano alcune che hanno dei requisiti per poterle utilizzare, ed è proprio così, e sono in 2 categorie. Nella prima categoria fanno parte quelle abilità, quelle funzioni che si potranno utilizzare soltanto una volta conquistata una determinata bandiera. Per esempio, vi ricordate nel vecchio Battlefield per usare la cannoniera bisognava conquistare B o C, adesso non ricordo, quella al centro comunque? Ecco, qui sarà la stessa cosa di doverla conquistare, però sarà il commander a decidere di farlo arrivare nella mappa, a chiamarlo. Ed è proprio grazie a lui che lo vedrete, e per questo dico che è un lavoro un po' ingrato, perché a chiunque sarà venuta voglia almeno una volta di provare sto cavolo di cannoniera, però senza commander non avreste potuto. Altre funzionalità invece sempre dello stesso genere sono la scansione di fanteria e di veicoli, che servono appunto, come lascia intendere il nome, a scansionare tutta la mappa lentamente, ci mettono sulla trentina di secondi mi pare, la presenza di veicoli o unità di fanteria. Quella che invece preferisco senza ombra di dubbio è il missile cruise, un missilozzo che in alcune mappe arriva, ci mette sui 20 secondi ad arrivare in mappa ed esplode nella zona disegnata piombando dall'altro, ed è utile se ci pensate, perché per esempio luoghi chiusi tipo palazzi dove c'è hanno un buco sul tetto, tutti a camperare nello stesso posto felici e contenti, arriva sto missilozzo a fare piazza pulita. Adesso come record personale sono riuscito a fare tipo una tripla mi pare in una mappa che neanche, di cui neanche ricordo il nome, erano tutti ammassati e li ho colpiti, ma non vedo l'ora di assaporare le gioie di fare qualche uccisione in più in 32 contro 32, perché una volta conosciuta la grandezza di una mappa bene o male e sapendo quelle in cui c'è il missile cruise, come ad esempio assedio Shanghai, non vedo l'ora di tirarlo sulla cima di quel bel tetto dove tutti staranno camperando e di fare qualche bella uccisione a
gratis. Dell'altra categoria invece faranno parte tutte le altre funzionalità che si potranno sbloccare grazie all'accumulo di punti, ossia per esempio quando farete un assist grazie all'individuazione tramite WAV guadagnerete i punti 10 per esempio, e la somma di tutti questi punti 10 di qua, 20 di là faranno salire una barra d'esperienza, e questa è divisa in 4 tacche, non 4 punti esperienza, proprio 4 tacche, e ognuna di esse vi sbloccherà qualcosa che la consumerà. Mi spiego, hai 4 tacche, usi la ricompensa più alta, le perdite 4 dovrai ricominciare da capo, e così vale anche per le altre. In linea molto generale sono comunque tutti i potenziamenti che si faranno al team, sia i potenziamenti dei bonus, sapete che adesso il bonus non è uno solo ma è un pacchetto di 4, e grazie alla promozione, da quanto ho capito, che si avanza, oppure donandogli munizioni, oppure donandogli mezzi tipo i quad, e sono tutti di questo genere, quindi sì, sono utili, ma è utile se le usi su un team con cui stai parlando, con cui sai cosa gli serve e puoi interagire. Giocare con alcune persone a random non è sempre il massimo, perché comunque non le sfrutteranno quasi mai. Il quad quante volte l'ho mandato in mappa e manco una volta l'hanno utilizzato, perché preferiscono non farsela a piedi o non se ne sono neanche accorti che gliel'ho fatto paracadutare a fianco. E ritorniamo al discorso dell'essere ingrati. Devo dire però che oltre a tutte ste lamentele da parte del commander nei confronti della sua squadra, ci potrebbero essere anche nei confronti della squadra nei confronti del commander, ma per questo non c'è problema. Infatti nel menu, nel gestisci squadroni, c'è l'opzione per non approvare un commander, e dopo due che non approvano, due team su 4 per il momento, non so quanto saranno sui 32 giocatori per team, il commander verrà dimesso automaticamente ed espulso dal server, così facendo che se uno fa il cazzone e non fa quello che dovrebbe fare, lo potrete espellere e aspettare che qualcuno più competente prenda il suo posto. E la cosa mi fa veramente molto piacere, perché così si evitano situazioni svantaggiate rispetto agli avversari, che magari hanno un commander che è il generale dell'esercito degli Stati Uniti d'America, cosa che non c'entra assolutamente niente, ma rende bene l'idea. Detto questo, il video volge al termine. Queste erano le mie impressioni, le prime impressioni, le prime cose che ho scoperto, che ho capito di come funziona il commander. Lasciatemi un commento con sottoscritte le vostre, perché sono davvero curioso di sapere se qualcuno sa spiegarmi qualcosa in più, o se qualcuno vuole correggermi, o semplicemente la vostra opinione. Sinceramente io questo ho capito, magari ho capito destra invece che sinistra, onestamente non lo so, non ci ho giocato molto appunto come detto. Vi chiedo anche scusa per il tono un po' fiacco, ma devo ammettere di essere davvero molto stanco e non volevo farvi mancare questo video, quindi tutto qua. Vi ringrazio per la vostra gentile attenzione, vi invito a lasciare un voto e a mettere un commento se avete voglia, se no lasciate stare, cosa vi devo dire, e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!